Le persone che si lamentano sempre, niente va bene, sono sempre scontente, scontente di loro stesse, scontente del lavoro, scontente delle persone che ruotano loro attorno, insomma, persone lamentose. Che cosa possiamo fare? Perché spesso ce le troviamo intorno. E sappiamo bene quali energie negative questi soggetti emanano. Beh, la prima cosa è allontanarsi e se non è proprio possibile cercare, come dico sempre io metaforicamente, di mettersi i tappi nelle orecchie. Sono persone assolutamente da non assecondare nei loro deliri lamentosi, ma vanno lasciate nel loro spazio che è fatto di continua lamentela. Sostanzialmente sono persone irrealizzate, scontente di loro stesse, persone ferme ancora a un livello di consapevolezza molto molto basso e energeticamente proprio molto scarse, hanno energie, emanano energia negativa e ve ne accorgete proprio da quando solo le vedete arrivare, hanno spesso un sorriso spento per niente, ecco. Poi hanno un atteggiamento, una postura chiusa, sono persone che tendono ad avere il muso lungo, quindi veramente, veramente persone tossiche, tossiche per la nostra serenità, per la nostra tranquillità. Ora voi mi chiederete, però Maria Berta, c'è da dire che noi non possiamo però a volte scegliere conquistare, perché magari si è al lavoro, c'è il collega musone, il collega che si lamenta e quindi cosa possiamo fare? Beh, intanto io credo che sia importante far capire loro che non siamo disposti a essere dei serbatoi, ossia ad accumulare e accogliere le loro lamentele. Ora va bene uno sfogo, ci sta, ci può essere anche utile per capire determinate cose anche di noi stessi, però poi bisogna porre fine al circolo vizioso che si viene a creare ogni qualvolta queste persone ci incontrano e non fanno altro che sbrodolarci addosso tutte le loro frustrazioni, il loro scontento e le loro, diciamo così, i loro lamenti perpetui. Lamentosi si diventa quando non si percorre un cammino di consapevolezza, quando non si lavora su se stessi, quando si pensa di essere, al centro dell'attenzione del mondo. Nella persona lamentosa c'è anche un narcisismo di fondo, che è il credersi superiori ad altri, e poi in realtà ci si sbatte contro la realtà proprio perché non si è consapevoli e ci si rende conto che quella realtà è ben diversa e magari è una realtà che non accetta nemmeno dei comportamenti così compulsivi a livello di lamentela. Ci sono persone che non riescono a vivere senza lamentarsi, ne hanno sempre una. Persone che non amano loro stesse, in primis, e quindi noi sappiamo bene quanto l'amore per se stessi sia fondamentale per amare anche gli altri, per essere ben disposti, comunque positivi, gioiosi. I lamentosi hanno un atteggiamento negativo e una visione negativa della vita, assolutamente, sempre. E non accettano nemmeno le critiche, perché poi se la persona lamentosa viene ripresa sul fatto che si lamenta sempre, comincia a sbrodolarci altre scuse, ma sono stato sfortunato, quindi credono nella fortuna o nella sfortuna, credono nel destino, quindi doveva essere così e così è, per me non c'è speranza. Quindi proprio persone ottuse, persone chiuse e che devono fare un grandissimo sforzo per poter cambiare perché in questo modo non vanno da nessuna parte. Quindi attenzione quando le incontrate,
L'identikit ve l'ho dato, ma comunque non è difficile da riconoscere, ma soprattutto, soprattutto cercate di proteggervi perché sono dei veri e propri vampiri energetici.